occupato di Confagricoltura Rovigo che ci spiegherà come viene il controllo di queste macchine rollatrici, in particolare quali sono le procedure per effettuare una corretta taratura. Sì, buongiorno, sono Rupato Gian Pietro di Confagricoltura Rovigo. Questo lavoro noi lo facciamo già dal 2012, dopo aver superato appunto l'esame presso l'osservatorio, dove siamo stati abilitati al cantiere. E ad oggi abbiamo fatto circa un centinaio di macchine a controllo. Si parte componendo un tabulato dove viene identificata l'azienda. Successivamente passiamo a guardare la macchina operatrice. La macchina operatrice, quindi l'atomizzatore, dove identifichiamo la ditta costruttrice, il modello e il numero di serie. Quindi andiamo a identificare la pompa, quindi andiamo a verificare il serbatoio, quindi guardiamo il volume del serbatoio, se ha delle perdite, se c'è il filtro a cestello. Controlliamo il manometro, abbiamo un misuratore graduato del manometro per verificarne la portanza. Quindi verifichiamo tutte le tubazioni che trasportano il liquido e i filtri. Successivamente passiamo alla verifica degli ugelli. Guardiamo che tipo di ugelli sono montati sulla macchina, quindi andiamo a verificare con lo strumento che abbiamo se gli ugelli hanno la stessa portata. Nel caso non siano funzionali, l'agricoltore non passa la prova e deve ritornare in un altro momento quando si sarà adeguato. Siamo qui con il signor Bortolin dell'azienda Collegel che ha appena terminato il controllo delle sue macchine. Allora, cosa hai fatto controllare e com'è andata? Beh, abbiamo fatto controllare la macchina per la distribuzione di fitosanitari, in questo caso un atomizzatore che noi abbiamo portato, dove è stata controllata la portata della pompa che fosse conforme alle normative e in più gli ugelli per la distribuzione che siano quelli giusti, quelli migliori per fare in modo che il prodotto non vada disperso in maniera non omogenea sulle viti e sugli. Ritieni che i controlli siano utili? Beh, sicuramente, anche perché noi da quest'anno all'interno della zona di OCG dove ci troviamo ora, un comprensorio compreso di 15 comuni applicheranno un nuovo protocollo, diciamo, per la gestione della distribuzione di fitofarmaci e quindi questo sicuramente è una sicurezza in più, oltre che la certificazione da parte della fabbrica produttrice della macchina. Abbiamo anche una certificazione da una parte di un ente esterno. Riteniamo che questi tipi di controlli siano utili sia dal punto di vista meccanico, che quindi le manutenzioni delle macchine e la gestione della macchina sia stata fatta nel modo più efficace. E in più credo che siano utili per la sensibilizzazione di quelle persone che poi andranno ad effettuare i trattamenti, così che si rendano conto che non è solo il fatto della distribuzione, ma anche di come si va a fare una distribuzione che può andare a influenzare il buon effetto sulle piante e allo stesso tempo rispetto all'ambiente.